settima edizione di Invino Civitas qui al Salone Espositivo del Vino alla Stazione Marittima di Salerno. Innanzitutto ti chiedo come nasce il Pollenza. Il Pollenza nasce dall'amore del conte Brachetti Peretti. Il conte Aldo ha fortemente voluto questa splendida tenuta proprio lì dove era la sua famiglia. Lui è originario delle Marche, i suoi genitori, i suoi nonni, anche lui, sono tutti nati lì. Quindi il suo sogno era creare un nido che potesse raccogliere ancora tutta la sua famiglia, la famiglia che lui ha creato. Quindi ha creato questa splendida tenuta dagli iniziali 18 ettari di proprietà, adesso ci sono 280 ettari di proprietà, di cui 60 vitati, quindi è nato dal suo amore per la propria terra, per le Marche. E quali vini ci propone in degustazione quest'anno? Oggi abbiamo in degustazione tutta la gamma, che si completa di 8 etichette. E la prima è un metodo classico di Pinot Nero in purezza, che resta 72 mesi in sosta sui lieviti, è un Pas d'Ausée. Poi la linea classica si compone di un Sauvignon Blanc che per la prima volta quest'anno ha un 20% delle masse che sosta 6 mesi in tonno d'acacia, un rosato di Montepulciano, Syrah e Pinot Nero e un rosso più quotidiano, fresco e fruttato di Montepulciano e Merlot. Poi abbiamo due cru, uno che è un Cabernet Franc in purezza, un vitigno molto ostico, difficile da trattare, che però a noi riesce molto bene, molto elegante. È un vitigno molto particolare di nicchia che si chiama Ribuona. E noi amiamo molto questo vitigno perché il consorzio è neonato, nato da proprio pochissimo dall'anno scorso, siamo soltanto 9 produttori, quindi è proprio una nicchia, una chicca che mi piace far assaggiare perché quasi nessuno l'ha mai assaggiata. Poi c'è il taglio bordolese che è il Pollenza, è appunto l'etichetta che ha dato vita a tutto, è stato il primo vino creato dalla cantina dalle sapientissime mani di Giacomo Takis, che è diciamo, il guru dell'enologia italiana e non solo. E poi per finire la linea abbiamo una vendemmia tardiva di Sauvignon Blanc che appassisce in pianta a seconda delle annate, quindi del clima, fino a fine ottobre, inizi di novembre. Quindi questa è tutta la nostra linea.